E buonasera, ladies and gentlemen. Salve, vi do il bentornato su Red Dead Redemption 2. Allora, storia. Vediamo un po'. Dovremmo tornare qua così. In teoria dovrebbe essere esatto, sì. Si riesco a sentire. Perfetto, perfetto. Aspettate un secondo, eh. Meglio. Meglio, meglio. Ho voglia di spostare tutto quanto per che si veda un pezzettino di fuori dal green screen. Dai, perfetto così. Salve, signor Paci, come sta? Copriamo la mappa, ma chi se ne fotte, anche. In fin dei conti. Come state in questo sabato sera? Io vi dirò bene, bene, bene. Oggi ho comprato una tostiera, per cui sono felice. Abbiamo comprato una tostiera. Ho l'albero di Natale, mancano le palline, ma in settimana arriveranno. Ci sta, ci sta. Cosa mi racconta lei, signor Paci? Oh yeah! Siamo zozzissimi. Ricontrolla dopo mezzogiorno, d'accordo. Ah, sì. Ok, ogni tanto così a cazzo. È grave se vi dico che non mi ricordo i tasti? Bene, bene, oggi sono andato a casa di mia zia perché oggi è il suo onomastico. Ah, da voi si usa tanto anche onomastici, quindi festeggiare? Quanto da noi, poco, nel senso, mia madre ci teneva a festeggiare tutto ogni tanto, però non, alla fin fine non così tanto. Un po', ma poi ognuno faceva un po' quel cazzo che voleva, dai, diciamo. L'hanno scoiattato e vorrei vedere dove cazzo era l'orso quello leggendario. Lo avevano trovato un po' di tempo fa. Ah, eccolo qui! Eccolo, eccolo, eccolo. Potremmo andarcelo a fottere quello. Oggi. O farci un po' di missioni tipo questa, dai. Everything all right, Arthur? Hey, you okay, Miss Karen? Dandy, how are you? Well, they haven't killed me yet. Allora, potremmo contribuire un pochino. Sì, da noi si usa festeggiare gli onomastici. Guarda, anche da noi un po'. Dona dai un oggetto. Vabbè, questi li vendiamo, col cazzo che glieli do. Dai del denaro. Tracchete. Siamo a 209, potremmo fare anche 19 dollari. 29 dollari, dai. Siamo dei signori noi. 29 e 14. Così il karma aumenta. Molto bene. Ok. Aiutiamo un po' anche l'accampamento, dai. I think we can leave it at that, don't you? Well, sorry for boring you. Okay, I'll catch you later then. Uncle? All right then. Diciamo che da noi ci limitiamo un po' a. Ehi sì, buon onomastico, auguri, auguri. Fine. Muore lì la cosa. Siamo al nord, siamo freddi.
come dei pezzi di ghiaccio, signor Paci. Ok, trachete. Gli ultimi tre pezzi. Spacco anche te fra un po', sono la pianti, maledetto. Noi siamo caldi, molto caldi. Signor Paci. Non devi dire queste cose in live. Avrà schiere di spasimanti pronti a seguirla. Caramo ottenuto. E la cosa ci piace. Arthur? Hey, so that fella who's hassling you and Valentine. I'll tell you another time, okay? Okay, sure. Mentre costei è... Metto un attimo... Ah, Susan! La patrona, diciamo. Herr Morgan! Herr Morgan! Mr. Strauss? You busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning? Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work. Sì, avremmo aiutato la gente. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Facendo loro effettivamente stiamo facendo veramente loro un favore. Allora, dobbiamo andare. I soldi della banda contagionati sulla mappa con LS. Cioè, i debitori recuperano il denaro. Va bene, va bene. Tanto cambiamo un attimo cuffie così almeno sento senza ritardi. Oh, madonna, quanti. Allora, cominciamo con questo qua più vicino, dai. Mi raccomando, signor Paci, se vede segnalini in vista, tipo degli alert, io probabilmente con queste cuffie non riesco a sentirli, per cui in caso mi avvisi pure. Lo apprezzerei tantissimo. Nosing about. You'll be safe here. I think I found something interesting. What's that, Tilly? Well, I'm not exactly sure. Something about the doctor's office. Oh, andiamo, mi sono fatto mettere una taglia per scoprirlo, dai. Saw a bunch of nasty boys going in and none of them coming out. Thank you. Maybe I'll go take a look. Anything else? No, just that. Well, keep looking. Will do. Abigail! Very good. There. Somewhere we can take her? I don't think she has anyone. You okay? Woman. Well, I should get back to it. Yeah, all right. Hi there, Arthur. Hey, la, salve, Molly. What you thinking about? Nothing much. Okay, well, I'll leave you to it. Ok. Ok, però giocano sporco mettendomi delle Red Dead qua. Maledetti. Ma sta cosa dovrebbe essere la donna che abbiamo salvato, vero? Mi sa di sì. Sì. Sorry about your husband. Your home. He was worth 100 of you thieves and murderers.
No, andiamo, l'abbiamo salvata. Non fare così. Niente, e se ne va. E se ne va, signori miei, e se ne va. Ok. Che cazzo? Ah, ma il fuoco. Allora, il cavallo. Adoro questo cameratismo, bellissimo, bellissimo. Ah, cara Roach, è tempo di andare a riscuotere un po' di debiti. Fumo questo fuoco. Ovviamente hanno messo un po' di roba bagnata all'interno del fuoco, che è una cosa fighissima, fighissima, fighissima. Allora, avanti. Mister John. E no coal? Not for now, no. All right, well, I should be getting on. Sounds good. Molto bene, molto bene, molto bene. Proviamo a usare la strategia di usare la bandana, dai, per non farsi riconoscere. A parte che ora dovremmo essere... Ma sì, non ci serve adesso, dai. Andiamo. Andiamo. Sto pensando troppo. Mamma mia, che belli i giochi di luce, signor Paci. Deve comprarlo anche lei e far giocare suo padre a questo titolo. Mamma mia, che spettacolo. Sono veramente incantato da questa nebbiolina mattutina così. Addio. Troppo veloce. Non vedo un cazzo però, non vedo. Well, hey there, partner. Come take a look at this. Look at this, my friend. Tobacco. Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. Whatever you say. Well, I say, why buy it off the shelves when you can make your own? Che oggetti che pensano di dai. Ma lei è gentilissima, signora. Left here if you're interested. I'd best keep moving. Ma lo voglio reclutare questo. Sicuramente lo comprerò. Bravo, bravo, bravo. Sono quei giochi che vale la pena recuperare. Mamma mia, sono veramente impressionato da questa qualità visiva proprio. Allora, dovremmo riuscire a guardarlo questo fiume. Proviamoci. Sì, dai, nessun problema. Non volevo, non volevo. Chiedo scusa. Madonna. Che
Perché sono tutti così nervosi? Prima che dovrò recuperare anche il primo. Ma guarda, il primo è il... Questo qua è un prequel, diciamo, cronologicamente viene prima questo rispetto al primo. Ed è facile che il primo prima o poi te lo facciano come rimasterizzato, diciamo. Bravo cavallino, piano piano. Anche stai, non sono aperto, trovo le scuse del denaro. Vado, guarda anche l'acqua che cade dal tetto, che bella che è. Scusa cavallino. Speriamo che lo fanno. Casomai lo comprerò su PS3. Ci sta. Tanto in teoria dovresti pagarlo molto 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 poco. Knock knock, Mr. Robe. Przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. English? Speak English? Me? Silesia. 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 I'm here for money. Do you borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das... Ah, mio Dio. I don't speak German neither. I'm here for money. Money. Did you money. From Leopold Strauss. Leopold Strauss. Già, amico. So it's time to pay. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. Ah, ora lo parli l'inglese. Bad winter, pal. Where is it? No. No, nie. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. No, still don't understand you. No. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. No. Please, no. Don't have money, but I have this. It's good. It's valuable. Is Warszawa, yes. È magnifico. Okay. I have anything in. No, non è all'italiana quello, dai. Yes. È un gesto universale, questo qua, dei soldi. Così era l'italiana, ma così lo sfregamento di pollice, indice e medio sono semplicemente, diciamo, è universale, è un gesto globale per i soldi. Very valuable, good? Not good yet. A parte non sappiamo neanche quanto ci deve, quindi possiamo veramente prendere quel cazzo che vogliamo, così, sul serio. Sera, ma buonasera signor Redwine. Brand di qualità. Proprio lui, sì. Adoro queste quest. Mamma mia, che spettacolo. Ma perché su una sedia ti incastri? Come sta, signor Redwine? Cosa mi racconta? Allora, di là si esce. Io non chiuderei la... Vabbè, e chiudiamo la porta allora. Un cazzo? Sul serio? Le racconto, quella giacca di Roxas mi fa gola.
Devo controllarla perché non mi ricordo esteticamente com'è. Però se a conti fatti erano tutti quanti dei design molto 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 bellini. Amico? Fammi cercare in quel cassetto. What you got behind there? So, non rozumiem. Move aside. Move aside. E neanche gli americani. LOL. Fede d'oro. Moja obrączka, nie. Just keep quiet. Okay. That should about cover things. Anzi, questo te lo chiudi da solo. Vediamo un po'. Mi piace tutti e tre, devo dire. Guarda, è carina anche quella di Axel, ti dirò. Però forse un po' troppo... un po' troppo Shibuya come stile, ecco. Una pipa. Possiamo trasportare altri oggetti di questo tipo, va bene. Qua non c'è altro. È tempo di andarcene. Cavallino, tempo di andare. Comunque sì, cazzo, Nomura è un cazzo di mostro, veramente. A livello di design, veramente un figo. E quanta violenza però. Ok, il cavallo sarà felice. Il cavallo sarà molto felice, anche il Phoenix che non deve comprare questi oggetti. Molto bene. Allora, signori miei, cosa mi raccontate di bello? Oltre a queste spese folli che sta tentando di fare il signor Red, voi cosa state puntando? Signor Pace, il suo prossimo acquisto quale sarà? Il suo prossimo acquisto quale sarà? No, non volevo, maledetti. Oh, Dio mio. Mappa. Questo abbiamo fatto. Allora, o andiamo a depositare, che potrebbe essere l'idea migliore, visto che almeno ci dobbiamo liberare un po'. E poi andiamo a prendere gli altri. I lingotti di ferro mi ricorda molto Skyrim. Dio mio, Skyrim e i suoi lingotti di ferro. Che il disagio di trasportare tutto quel peso ogni volta. Thank you.
Cazzo è stato? Allora. Piano. Per il momento sto aspettando il 21 gennaio, poi si vedrà. Però signor Pazzi, ma lei quindi è soddisfatto di quel della PlayStation Mini o ne è rimasto deluso anche lei? Buia? Cazzo! Su YouTube ne parlano un sacco male. Io non l'ho provato comunque, ho sentito anche un sacco di commenti molto negativi a riguardo. Dicono più che altro che abbiano fatto un brutto lavoro a livello proprio di porting, che non abbiano lavorato proprio un cazzo e che siano parecchio ingiocabili alcuni. Oh, molto bene. Che bello, stavo tornando all'accampamento, ho visto un cervo, l'ho catturato, l'ho ucciso, l'ho catturato. Ma vado all'accampamento, deposito i soldi, faccio una bella dormita così quasi, mangio un po' di spezzatino. E poi partiamo a riscuotere qualcos'altro. Che figata, che figata. Direi soddisfatto, anche se da dire qualche difetto... Cazzo di bestia è? È una specie di puma? Ho espresso il mio parere tempo fa, secondo me è solo una trovata per farsi questo quattrin. Sì, esatto, è perfettamente quello, è solamente quello, semplicemente. Più che altro hanno voluto, ma com'è il NES Mini, il SNES Mini, l'SNK Mini, il Neo Geo Mini. Sono semplicemente delle trovate per far su soldi, semplicemente per spennare i fanboy, è solamente quello. Può essere magari un bello oggetto da collezione, ma... Dio mio, 100 euro per una cazzata del genere. Veramente il disagio. Perché sono veramente troppi soldi per quello che ti dà. Ah, lei, signor Red, lei che sta giocando al... a Red Dead Redemption 2. I simbolini che vedo qua su in alto, qua dell'accampamento, cosa sono? Nel senso, questi simbolini rossi, ora vi faccio vedere, appena arriviamo qua dalla cassetta. Questo qua con la salute, il proiettile e il cibo. Eh beh, non male, non male. Il libro contabile è questo, miglioramenti per accampamento. Il libro contabile è questo? Sì. Secondo me non è pure da collezione. Da collezione è quella originale degli anni 90. Questo è un Raspberry Pi con 20 giochi emulati.
Sì, emulati male. Diciamo, la cosa più interessante potrebbe essere effettivamente prendere praticamente un Raspberry, mettere dentro tutti i giochi che vuoi, perché ovviamente con 32 giga ti metti quel cazzo che vuoi dentro e con 70 euro te lo fai. L'unica cosa interessante potrebbe magari trovare una scocca per poter mettere la Raspberry Pi a forma di PlayStation, come esiste già quello del NES e dello SNES mini praticamente. Faranno anche quello della PlayStation 1 stampato in 3D. Potrebbe starci. Ma buon salve, signor Ema Valtolina. Ema Valtolina. Buon salve a lei, buon salve a lei. Sono provviste che nell'accampamento. Rosse significa che ne hai poche. Puoi comprarle dal libro contabile. Ah, devo sbloccare la cosa allora, dai. Maika, sedi. Jenny. Sono io quello che ha donato più di tutti, quei maledetti. Salute, ok. Semplicemente ero andato troppo presto a domandarmi cose che devo fare soltanto nel tutorial, dai. Ok, caro medico di Strauss, aumenta la quantità di scorte mediche e aggiunge l'olio di serpente per ripristinare gli edai e il siero per ripristinare la resistenza. 30 dollari. Rifornimento. Prendiamo altro di ciò che già abbiamo. Fornisci il carro e invia qualcuno in città per aumentare le scorte degli oggetti già posseduti. Mentre cibo meno insipido, frutta fresca e cibo in scatola semplice. Metà quantità di provviste, aggiungi frutta fresca e cibo in scatola semplice. Qui abbiamo munizioni, alloggi. Cazzo, costa parecchio questo. Migliore alloggi mi piace. Ho sentito un rumore strano. Vediamo un attimo ora che mi appare la notifica. Perché è un po' c'è un po' di delay. Scusate, signori, scusate. Finché non ho un secondo monitor non posso vedervi in diretta. Signor Eva Paltolina, ma la ringrazio per il follow. Ho preso una paura fottuta. Fottuta ho preso. Mamma mia. Principalista, adesso voglio qualcosa di più confortevole. Possiamo sempre cavalli, per decidere a cavalli nella stalla o devi portare il tuo cavallo principale all'accampamento. Un pollaio. No, bellissimo, bellissimo. Adesso per lavare la pelle questi mi interessano, così posso creare almeno gli equipaggiamenti. Allora, cominciamo con questi qua che costa un poco, per cui. Poi, pian pianino, ne riparliamo. How did you get on, Herr Morgan? Herr Morgan? Called in on the small holder, Robel. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. Per lei è un piacere. Ma quel suono non è qualche limit break di Final Fantasy? Esattamente, è la limit break di Final Fantasy 7. Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Guarda, volevo mettere quasi quasi per tipo donazioni o il follow o il sub, come si chiama? La fanfara della vittoria di Final Fantasy 6, che secondo me è una delle più belle che si siano. I know, I know. Sento che ha orecchio, signor Red. Ha proprio orecchio. Bravo, bravo, bravo. Ah, ma dei soldi che abbiamo donato, praticamente. Miglioramento libero di Strauss. Allora, possiamo potenziarla ancora, praticamente. Scorte mediche. No. Facciamo il cibo. Per esempio, per me ci sono alcuni giochi che vanno messi, tipo Tombi, Croc, Tomb Raider, eccetera. 20 sono troppo pochi. Sì, però devi considerare anche che non hai nemmeno gli analogici. Per cui mettere un Tomb Raider, secondo me, era un po' tostarella. Miglioramento arsenale, facciamo direttamente? Sì. Dai, ora ci impegniamo a fare un po' di soldi per l'accampamento. Diciamo che hanno messo dei giochi di merda, quando effettivamente potevano mettere Crash Bandicoot, eccetera. Però mettere Crash Bandicoot sarebbe stata un po' una zappa nei piedi, anche perché il Remastered è uscito da pochissimo. Per cui non so quanto ne sarebbe valsa la pena, effettivamente. Equilibrio contabile a posto. Io, visto che comunque non ho tutto questo bisogno di soldi, io donerei ancora un po', quasi quasi. Tipo un
50 dollari? Mi viene l'ansia vedere che hanno così pochi soldi qua dentro. Molto bene, molto molto bene. Allora, guardando la mappa, comunque, signor... Un attimo. Ema Valtolina. Ema Valtolina. Che mi racconta? Grazie mille per il follow, come detto prima, ma chi è? Chi è? Ci dica qualcosa di lei, orsù. È arrivata una lettera. Signori miei, una lettera è arrivata. Mentre la mappa grande in generale, qui avremmo Thomas Downs per riscuotere il suo debito. Jose Matthews, ok. Leopold Strauss. No, direi di farci prima questo, dai. Chick Matthews, andiamo a farsi questo. E quasi quasi anche Jose. Vediamo. Infatti non credo che mettevano Crash e Spyro per il remake. Cioè, vivi nell'epoca dove le PSX esiste ormai da 15 anni. Fai una console che emula e ti risparmi pure sui titoli che ci metti dentro. Sì, no, quella è stata un po' da merda come cosa, come manovra. Cioè, non potevano benissimo praticamente mettere quel cazzo che volevano dentro. Figurati, non sarebbero andati nessuno in periodo, avrebbero fatto sicuramente una figura migliore anche. Diciamocelo. Good morning. Allora, vediamo. Il cervo, lo vuoi? Pelle di coniglio perfetta. No, questa ce la teniamo. Good job, Mr. Morgan. Tre peli di coniglio perfette. No. Io vorrei mangiare. Oh mamma, è il temporale? Che figata. Cosa c'entra nel remake? Non può giocarsi sia l'originale che il remake. I remake non vanno a sostituire i titoli originali. Quello è vero. Penso che sia stata più però una manovra di questo tipo, commercialmente parlando, era un po' un suicidio. Che avrebbero... Ma anche no, perché effettivamente Crash è uscito da un anno e più. Per cui anche no. Io volevo mangiare, vabbè, non mangiamo allora. Non mangiamo, maledetti. Bisaccia. Provvista. Carne salsina cotta. Per i soldi, se metteranno l'originale su PS1 mini, molte persone compreranno PS1 mini che remake. Quello non lo so, guarda, in realtà forse anche no. Perché bene o male, a livello qualitativo, uno avrebbe comunque comprato Spyro che sia Crash. Ovviamente ho detto un po' una cazzata, dai. Secondo me, personalmente, era un po' presto per il remake. Sì, per non per il remake, per la PS1 mini. Posso capire il NES, posso capire lo SNES, posso capire il Neo Geo. Sono console storiche che hanno 30 anni. La PlayStation 1 ne ha 20. Sono comunque giochi ancora abbastanza recenti, relativamente parlando. Qui si poteva anche evitare, personalmente. Si poteva anche... evitare. You there. Would you be
be interested in some friendly competition? I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Dai, hey, proviamoci. Real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. The range needs to be clear before we begin, amigo. Allora, vediamo. Conduci. Well, should we get this going or what? Just draw your gun and aim when you're ready. All right? Hey, you can't compete on a horse, cowboy. Allora. Armino con doppietta canelisce, no. Carabina ripetizione. Come on, man, let's get shooting. Arca p... Bisogna molto di più guardare se ci sono questi difetti che dicono, poi vi farò sapere. Ma lei, signor Pace, non li vedrà mai i difetti. Ma non volevo! Ma dai! Andate a fanculo, maledetti. Così a caso. Va bene, va bene, va bene. Ok. Ok, ok, ok. Sì, dicevo, lei, signor Pace, non li vedrà mai. Lei ama troppo il brand. Oddio, inizia male la serata. Inizia decisamente male. Rischio di uccidere il cavallo in questo modo anche. Ho sentito una musichina. Che è successo? Devo decidermi a mettere dei suoni diversi per ogni cosa, perché sennò veramente diventa un casino. Comunque bene. Ecco, vedete come si fanno le missioni di sparo? Le missioni secondarie su Red Dead. In questo modo. Groot, oh, ma signor Groot, la ringrazio per l'hosting. Salve, salve. Ah. Signor Groot, Phoenix, ti ho stato. Ero io, ho notato, notato. Troppo gentile. Troppo gentile, gentilissimo. È che non avendo il secondo monitor vedo la live in differita praticamente sul cellulare ed è un po' un casino perché sento il suono subito ma non vedo subito il simbolino. Sì, la gif. Io so che non li vedrò ma spegnerò il mio cuore e accenderò il mio cervello se riuscirò. Bravo signor Pazzi, sono fiero di lei. Ah, tutto bene, tutto bene. Lei come sta? Io per sbaglio ho estratto il fucile vicino al cavallo del mio avversario messicano e veramente mi ha dato un calcio e annullato la quest perdendo 5 dollari. Era una gara a chi sparava più bottiglie. Bene così, direi anche. Bene così. Allora. Voglio un secondo monitor, signor Groot, voglio un secondo monitor. Dai, appena finisco il PC mi ci metto a mettere giù i soldi per prenderlo. Va fatto, va fatto. Ah, ok. Avanti. Sono qua, vien notte veramente. Prenda il mio Benku. È ottimo. Quasi quasi, guarda. Quasi quasi. Ci sto pensando. Anche perché, ti dirò, il fatto che abbia la possibilità di girare il monitor praticamente in verticale per impaginare, eccetera, è una cosa che mi ispira un sacco. Richard Matthews. Oh, no, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shot. Damn it. Piccolo bastardo. Usa il lato per catturare il debitore. Oh, queste sono le cose che mi piacciono. Cazzo. 100 euro ben spesi. Oppure le casse integrate. È una gran cosa, signor Groot.
Veramente una gran cosa, ma adesso sono un po' concentrato. Le prenderemo appena finiamo qua. Ah, maledetto, corri Roach. Vai, 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 vai. Cazzo. No. Non ci sono il cavallo per caso. Il tesoro di Chick. Momento. Se dovesse accadermi qualcosa, mi sono conservati i miei averi. Ok. Dietro non c'è scritto un cazzo. Allora, dentro un albero cavo. Un albero cavo, immagino che fosse vicino alla capanna, dov'era? Cavallo! È morto il cavallo. Buona missione. Riposo più tardi, sarò online su Sir Phoenix. La ringrazio, ma a più tardi, signor Groot. A più tardi. Era quello del DLC, cazzo, non ne trovi più, mi sa. Porca di quella puttana. Non vorrei. Cazzo. Cazzo. No. Rip, sei stata un'ottima cavalla. No. Carica. Alle 23:21, sono le 23:27. Non ho fatto un salvataggio manuale, ho un salvataggio automatico, forse poco prima di arrivare qua. 6 minuti fa. Speriamo in bene, dai. Ecco, mettermi a ricaricare è una cosa che odio. Odio totalmente ricaricare. Però... Cazzo, perdere il cavallo del sicuro mi rode il culo. Sempre che me l'abbia salvata come cosa. Se no mi ha autosalvato appena ho preso la mappa. Ma non credo di essermi messo a disperarmi per 6 minuti. Ok, no, bene. Ok, dobbiamo rifare tutta la quest. Mi sta bene, mi sta più che bene. Così forse riusciamo a fare anche quella del... Ciao, Roach! Ti sei meritato una galletta. Hey, you're okay, girl.
girl. Ok. Sì, una persona da $250. Madonna. Madonna. La tragedia. E se mi dicevi che avevi perso il cavallo costosissimo. Ucciso io di grazia. Ma dai, un serpente? Pensa a te. Rotolo adamantino. Ah, lo appendiamo semplicemente qua in parte. Spettacolo. Che spettacolo, che spettacolo. Un crotalo. Un crotalo. Pam pam pam. Non mi aspettavo comunque che un cazzo di serpente avrebbe attaccato il cavallo. Molto figo. Molto molto figo. Ok. Adesso quasi quasi me ne starò sul cavallo a parlare col tipo. E riesco a scolparmi dicendo che è stato un errore, un incidente? Non volevo. E vabbè, stasera va così, stasera siamo dei cazzo di elefanti in una cristalleria. Porca di quella puttana però. Dai, discutiamo i due debiti e poi ce ne andiamo con calma a, magari a fare un po' di shopping. Un po' prenderci un po' di vestiti nuovi, ci potrebbe stare, dai. Any for the blind? Any for the blind? Any for the blind? Penny for the blind. Penny for the blind. Maledizione. Penny for the blind. Help a blind man. Have this. Your whole life has been one of regret, but it can end better than it began. Okay. I ain't too sure what to make of that. Okay. D'accordo. Tutto per il karma, questo, signore. Tutto per il karma. Addio, vecchio cieco. Addio. È un accampamento. Yep. Param, pa, para, pa, pa, para, pam,
Bam. Let's go, Roach. Let's go. Ma, un momento. Io ho la mappa? Sì, ok. Sto semplicemente prendendo la strada principale. Rispetto a prima abbiamo tagliato per i campi. Cavalli selvaggi. Devo dire che ce l'hai fatto bene, porca troia se l'hai fatto bene. Mamma mia, è qualcosa di spettacolare. Per davvero, cioè, sono veramente colpito. Ma anche solo guardare le montagne in lontananza, gli alberi, i cespuglietti, anche solo l'erba. O l'erba che stacchiamo con i passi del cavallo, è una roba fotonica. Fotonica, non lo sarei mai aspettato su console una qualità del genere. Sono onesto, sono veramente colpito. Fossero tutti così i giochi, cazzo. Seriamente, no, probabilmente non era necessario passare a un PC. Madonna. Le gambe 3. You Chick? I was told I could find a Chick Matthews up here. Chick Matthews? You might want to talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the season. R1X mentre stai sempre a seguire questi movimenti. So che lui. Mi sta fottendo tantissimo. Vecchio mio, sto giro non mi fotti. D'accordo, round numero 2. Comunque fare il lavoro dello strozzino mi piace un botto. Non sono delle attività forse che mi piace di più del gioco. Certo, se poi non vado a sbattere contro i pali è anche meglio. A conti fatti. Non troppo vicino. Ah, l'ho ucciso? No, non l'ho ucciso. Allora, il cavallo è vivo, è la cosa che mi piace. Save me. You got the map. Do the decent thing. Aren't you gonna untie me? Non lo so, lo liberiamo? Devo perdere troppo tempo sto stronzetto. Io lo lascerei così quasi qua. Tanto bene o male. Che mi fotte a me. Bravo, così impari a non indebitarti. Ok. Allora, vediamo. La mappa ti dà qualche consiglio? Sì.
dà qualche consiglio, per cui vediamo. Però mi sa che avete ragione, signori, sono forse troppo buono in sto gioco. Per lasciarlo morire legato, magari messo sopra i binari. Quel maledetto. Io metterei nei binari, ecco appunto. Lei, signor Pace, è malvagio. Allora, un albero cavo. La cosa che forse più mi verrebbe in mente potrebbe essere questo. Che pare essere l'albero più grande, esatto. Il denaro di Chuck. Molto bene. Adesso, storia. Sarà la partita. Facciamo un bel salvataggio manuale, va. È un gioco fatto apposta per fare le scelte più sbagliate. Quello è vero. Però non lo so, non mi viene. Non mi viene. È che io ho ancora in mente l'idea del cowboy gentiluomo che... Diciamo che è più un cavaliere che non un cowboy. Che probabilmente è un errore mio questo, Però, là, c'è una specie di casolare abbandonato. Io dovrei vederlo anche così quasi. Non è la cazzimma, signor Phoenix. Allora, quello che ho sentito era un cazzo di orso o è stato un mio errore? Momento, ma quelli sono lupi? A coyote, ok. Pull. Esiste solo nei film, sa? Sì, sicuramente esiste solo nei film, cioè. Pacca merda. Questa è una cosa inquietantissima, comunque. Sono decisamente colpito. Devo andare a liberare però l'inventario. Cioè, non posso essere così pieno. Ah, qui dopo uscirà UFO. Addirittura. Come la cocaina. Mi piacciono. Artisti e poeti. Non è come miracoloso potente. Ma... È una specie di... Tipo... Medium stregone, una cosa del genere. Oh, mi piace. Room dei pirati invecchiato. Per migliorare il punto di esperienza della tua resistenza.
Dopo le 2 di notte. Ah, ok. Ma dai. Leggiamo. Nella seconda ora, sotto la luna, la mezzaluna, per mezzo del grande amore e della grazia del nostro salvatore Kukuwaba, viaggiatore del tempo e delle galassie, rinunciamo ai nostri involucri materiali per permettere al suo vascello di portare i nostri spiriti nella terra promessa, per vivere in pace e potere fino all'anno 2000, quando torneremo per il nuovo prescelto e pregheremo il nome della cima del Monte Shan. Nel suo amore gioiamo in eterno. Nella seconda ora sotto la mezzaluna. Come diceva il signor Pazzi, dopo le 2 di notte, quindi. Che dite? Se lo proviamo a vedere o cosa? E se siamo in un accampamento qui e vediamo. Siamo un piccolo tentativo, giusto per vedere questo easter egg, diciamo. Facciamo un piccolo tentativo, dai, sono curioso. Allora, possiamo cucinare qualcosa? Caffè. Selvaggina grande cotta. Per me sì, guardi in alto a casa. D'accordo, signor Paci. Comunque devo imparare a cucinare, eh. Tonici, cartucce. Potremmo farle anche. Frecce per selvaggina piccola, bello! Ah, le bottiglie incendiarie. Oh, possiamo farle molotov. Gin, grasso animale. Tanto montiamo la tenda, vediamo un po' com'è. E perché mi è nuova come cosa, eh. Mi incuriosisce tutto ciò. Ah, fico. Ah, spettacolo, dai. Andiamo fino a notte, allora, proviamoci. Sopra il tetto, ovviamente. Sì, beh, immaginavo, signor Paci. Ma sbaglio, ci ha allontanato da dove eravamo prima? Mi sa di sì. Mi sa che ci ha allontanato parecchio rispetto a dove eravamo prima.
Allora, non posso. Allora corro più che può. Più che altro io dove vedo? A che ore sono? Non lo vedo, semplicemente. Non lo posso vedere che ore sono. Però la musichina è tipo inquietante. Buonasera, signor Orazio. Salve, come sta? Soprattutto benvenuto nella live. Sto un attimo cercando di capire come far a vedere l'ora qua in sto gioco, ma mi sa che abbiamo superato le due. Tanto approfittiamone per pulire il cavallo, va. O non sono le due o stai in un punto che non puoi vedere. Io bene, tutto bene, tutto bene. La prima volta che la vedo qui in live? O sbaglio, signor Orazio? There, girl. Mi sono anche un pochino rotto il cazzo, ti dirò, signor Paci. Let's go, girl. Ah, l'anatra, si è decomposta. Bene. Molto bene, molto bene. D'accordo. Lily Millet, stiamo arrivando. Sì, è la prima volta. Oh, mi fa piacere vederla qui. Benvenuto, benvenuto, come già detto. Perché ogni volta che cammino uccido qualcosa? Ma buonasera a tutti, buonasera signor chef. Quanta gente. E anche lei il benvenuto in questa live. Tacchino! Qua si può giocare a domino. C'è anche un ufficio postale, poter scattare le taglie, quindi. Ok, ok, buono sapersi, buono sapersi. Beh, al massimo puoi vedere nel video del Player Inside. Loro hanno fatto un video proprio per questo UFO. Ma torneremo più avanti, tranquillo, signor Paci. Non mi arrenderò così facilmente. Un cimitero. Infatti erano le 4, ecco perché non abbiamo visto l'UFO. Don't you take that tone with me. I thought you said you loved Lily. Non male la ragazza anche. Ringrazierei dell'ospitalità, ma è un piacere. È un piacere mio. I'm sorry. I don't have it right now. Well then. I guess we got a big problem, don't we? Mi sa che lei ha qualcosa di più grosso di noi, però. I ain't giving him nothing.
except a lessening damn murder. Figlio di ta. Oh yeah. Alright. He has all my money. I gave it all to him. Just take everything that you find on him and let's be done with this. Please. Ma pensi che sia finita così in fretta? Leave me alone, won't you? You've got the debt. What do you want? I didn't steal that. It's a debt. God damn it. Oh, andiamo! Cazzo! Ain't my concern, you ain't nothing. Dead yet. Hey, I don't even remember what I need to forget. Can a man have some peace? Ah, amico mio. This is very kind of you. Hai voluto far la spia? È così. E te ne rimane anche così. Allora. Alla fine questo UFO non fa parte della storia. Ma cosa hai pensato quando hai letto God of War come Goti? Non ti è salita la bestemmia? Un pochino, anche perché, bene o male, ha vinto solo due premi, di cui uno totalmente ingiustificato, perché dare lo storytelling a God of War è un po' come dire, non lo so... un paragone altrettanto buono. Quello potrebbe essere? Potrebbe essere. Dire che FIFA è un ottimo GDR. Ma anche no. Anche perché è un gioco abbastanza corto, barra deludente, barra tagliato, per potersi meritare lo storytelling e soprattutto per avere il GOTY dopo due premi, perché praticamente è stata Red Dead Redemption 2 vince questo, Red Dead Redemption 2 vince questo, Red Dead Redemption 2 vince quest'altro, vince quest'altro ancora praticamente, e poi GOTY God of War, cioè what? Vabbè, però sono dell'idea che quelli siano un po' premi fuffa, nel senso sono delle competizioni che valgono un po' un cazzo, dai, abbiamo fatto vincere Monster Hunter World come best GDR, che di GDR non è un cazzo, quando c'era magari Octopath Traveler, Dragon Quest e quello occidentale che non mi ricordo il nome, ma vabbè, non importa. Per cui diciamo che i Game Awards vale la pena vederli semplicemente per il discorso dei cosi che annunciano, dei giochi annunciati, tipo Outer World, che tipo sembra oh mio Dio la figata. Uè disgrazia, ma uè carissimo, salve, benvenuto su su Red Dead Redemption 2, disgrazia, io non ne seguo più, ci sono quattro idioti che assegnano, ma sì, infatti, non ne vale neanche la pena, guarda, di stare lì a perdere tempo. Allora, l'accampamento, così dai. Così me lo possiamo andare. Dicevo appunto, vale la pena vederli semplicemente per il discorso giochi annunciati. Come Mortal Kombat 11, porca puttana. Mortal Kombat 11, signori. Una gran figata, sembra. Poi va, carissimo, ti trovo bene? Sì, tutto bene. È sabato e sono, diciamo, abbastanza contento, dai. Riposato, ho fatto l'albero di Natale. Meglio di così. Proprio non si può. Mamma mia, che figata. Due settimane, signori. Due settimane, poi si nerda tutto il giorno. Doveva esserci Kojima, ma aveva altri impegni. Quel tipo di impegni che hai condiviso prima.
Ci sta, dai, ci sta. Alla fine trovano il tempo che trovano questi Game Awards. Però sì, personalmente comunque i giochi forse più interessanti che hanno presentato sono stati sicuramente Outer World, sicuramente quello di Obsidian, quello di, mamma mia, sembra una cosa totale, totale, totale. Mortal Kombat 11, vabbè, non è lì perché mi piacciono a me i picchiaduro, semplicemente. Altri giochi interessanti che hanno fatto vedere, che mi hanno scimmiato... Non ne ho idea, sinceramente, non ne ho idea. Sono questi due qua quelli che più mi hanno, diciamo, colpito, ecco. Voi signori, cosa, per cosa state scimmiando? Ah, Dragon Age, cazzo. Minchia. Boh, non si è visto ancora un cazzo, ci vorranno tipo 2-3 anni perché esca. Però anche quello era tanta roba. D'accordo, mamma mia l'ansia che siete. E basta. Beh, Kojima può permettere di avere questi altri impegni. Ok, addio. Col cazzo quanto rompermi i coglioni. Non sono amante sinceramente di Dragon Age. Boh, io più che altro ho giocato tutti i primi tre, per cui... è più una questione di chiudere la storia, probabilmente col 4, anche perché pare che sia veramente una... finalmente verranno, diciamo, verranno al pettine parecchi nodi. Voi come state comunque? Signor Abby, signora Kelly, come state? Come state? Come avete passato la giornata? Siete riusciti a fare... andare avanti un po' con... con coso? Insomma, Darksiders 2? Sto pure criticato che passa troppo tempo sui social invece di lavorare. Ah, Kojima dici? Sì, diciamo che Kojima ormai è talmente famoso, talmente considerato un grande artista che può permettersi di fare bene o male quel cazzo che vuole. Secondo me qualunque cosa farà verrà comunque considerato il... una figata, il grande gioco dell'anno, qualunque cosa faccia, qualunque merda uscirà dal suo cilindro, sarà veramente la gran figata. Diciamo. Più che altro perché è una questione di fanboismo ormai. Senza nulla togliere comunque a quello che ha fatto, quello che ha creato, al talento che ha avuto. Però sicuramente è sostituibile. Chiunque è sostituibile, signori. Prima o poi in Konami verrà fuori qualcun altro che potrà prendere il suo posto, potrà vantarsi di essere un Kojima 2. Succederà, succederà. Invece devo recuperare Dragon Age, sinceramente mi piacerà per il tema fantasy medievale. Non è detto, non è detto, però una possibilità gliela darei. Sto bene, carissimo, ho mangiato tutto il giorno, lascia stare, prendi i festeggiamenti di laurea. Oh, cazzo, è vero, alla fine siete tornati a casa alle... tipo 5 minuti fa. Per risposta che lavori in ogni momento della giornata, anche quando cazzeggia, ha sempre la testa in movimento. Anche no, Konami è morta. La si può vedere anche così, effettivamente. Però, che bel discorso arrogantino che è stato questo. Quello del buon Kojima. Non mi è piaciuto tanto. Ah sì, giusto per far morire qualche organo interno del... di cos'è? Chi era Sven? Ieri in live? Siete arrivati alla 13? In tempo comparirà qualche altro genio sicuramente, sì, quello sì, però è un attimo da vedere se sarà ancora con Konami e soprattutto se Konami sarà in grado di sollevarsi, anche se la vedo difficile effettivamente, però si sa mai signori miei, si sa mai. Allora, devi dire scossi. Alle 18. Ci sarà poca gente, dicevano. C'erano una trentina di persone. La madonna. Neanche li conosco. Una trentina di persone. Not bad. 15 centesimi. Io che dono. Pagina successiva. Allora. O prendiamo scorte.
Oppure direi di alloggio, benissimo, la lista è quello di Dutch, quello qualcosa di un po' più prestante, vero, potenza di fuoco, volte di lancio, munizioni per fucile a canna rigata e canna liscia. Questo è interessante. Postazione per cavalli 300. Qua è presto. Ok. Questo è un po' lei che renderà più nutrienti gli stufati cucinati in accampamento, consumando lo stufato avrà un incremento al dedai. Che può essere interessante. Però non siamo in grado. Potrei donare 100 dollari. Così ci facciamo il. Diciamo l'equipaggiamento. Quasi quasi. Ti sconsiglio di comprare armi nuove. Come mai? Come mai, signor Red? Allora, intanto contribuiamo. Io in teoria, se dono questo, mi danno i dollari, vero? 146,36. Eh sì. Il gioco te ne fornisce gratuitamente di valide secondo la storia. Ah, ok, perfetto. Allora noi intanto qua possiamo dare tutto ciò, perché tanto, bene o male, possiamo... Sì, ci considera comunque i soldi. Braccialetto d'oro snodabile. Orologio da tasca d'oro. Anello di platino. Orologio da tasca di platino. Donare ai poveri. Roginelli, se li dai nella cassetta vanno al campo, se li vendi ti tieni i soldi per te. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo, posso donare ancora? Sì, che posso donare ancora. Ho sentito una notifica, ma devo che si aggiorna la chat. Anonymous is now hosting my stream with one viewers. Ma la ringrazio. La ringrazio, gentilissimo, signor Anonymous. Molto bene. Allora, libro contabile. Un bel po' di denaro adesso. Direi così quasi, quindi. O ci facciamo l'alloggio di Dutch, ma 220 solo per lui mi sembra un po' una rottura di balle. Preferirei così quasi farmi le teste per lavorare la pelle. Sarei io, non molto Anonymous. Effettivamente. GG Twitch, GG. Che belle cose. La ringrazio comunque, signor Abby. Gentilissimo. Veramente gentilissimo. Molto bene. Allora, Dutch. Visto che adesso possiamo creare un po' di oggettini. Un po' di borse. Vediamo un po'. Cosa ci possiamo fare? Se possiamo fare qualcosa, effettivamente. Allora, potremmo farci la bisaccia di oggetti vari. Poi ci sono pelle di cervo, pelle di vopiti e pelle di pantera. È una fetta di culo, no? Sul serio? Non male, non male. Alloggio di Arthur. Dobbiamo migliorare un attimino come cacciatori. Perché dobbiamo tenere tutte le robe perfette. Thank you, Mr. Pearson. Don't forget to go hunting, Mr. Morgan. Cuore di lupo. Carne di ovino stopposa. Ma sì, diamo anche questa. Corno di bigorna. Direi di sì.
Comunque, non ti sta molto simpatico Kojima, eh? No, no, ma anzi, io ammiro tantissimo il lavoro che ha fatto. Più che altro non mi è piaciuto il discorso che hai detto tu prima, del fatto che lavora sempre anche quando non fa il suo lavoro. Un po' arrogante come cosa. E diciamo che non apprezzo moltissimo queste cose, un po' così. Ma in generale, perché sono io così, semplicemente. Un poco strane. Io col corno che ho donato posso fare un cazzo, vero? Bene così. Bene. Bene, bene, bene. Ok. Ah, che bello. Mappa. Allora, qua avremo la cosa di Ose da poter fare, ma vorrei farla più avanti. Avremo un'altra riscossione, diciamo, di Strauss. Altrimenti, la missione del reverendo Swanson, oppure qua, Javier e Squella. Prima saranno gli ultimi. Dutch c'è di salvare Sean. Orca puttana, dovremmo fare anche questo, vero? No, andiamoci a fare allora missione del reverendo. Andiamo a recuperare il pretino, dai. Pretino maledetto. Sto fatto non è ancora pronto. Te pareva. Allora, mandiamoci qualcosina, dai. I told Dutch, I feel I should tell you. I saw some Combs boys riding around. Down here? What they want? I have no idea. They see you? I don't think so. Okay. Well. Thanks for letting me know, Kieran. Mm-hmm. Con gli uomini degli O'Driscoll, quindi. Alcuni uomini degli O'Driscoll. D'accordo, io però stavo cercando di mangiare. Per cui se non mi interrompete più, io mangio anche. Allora, un po' di biscottini, dai. Gallette, non biscotti. Piccola roccia, è tempo di andare. Ah, momento, possiamo salvare? Salviamo. Direi anche. Molto bene. Avanti. Così allontaniamo un po' la visuale. Meglio, molto meglio. Salve, ma ciao Alessio. Buonasera, buonasera. Benvenuto alla live. Voi ragazzi, invece di questi grandi annunci che hanno fatto ai Game Awards, avete qualcosa già in scimmia che state hypando tantissimo? Oppure è scivolato via come l'acqua, diciamo. Non ti succhierò mai il veleno. Certo, con quel taglio di capelli non l'avevi aiutato, ma neanche che morto di rimanertene lì così. CTR, ho detto tutto. Ok, nulla di che mi interessi. Ma si può che Fortnite sia nominato miglior gioco del 2018? Cioè, io non lo capisco. Effettivamente. Già. Un po' triste come cosa, effettivamente. Oddio, a parte che l'hanno nominato come miglior gioco del multiplayer, se non sbaglio. Per il miglior competitivo è stato Overwatch. Fortnite era miglior multiplayer, miglior gioco ongoing, quindi che sta andando avanti. Che altro, diciamo, sono due categorie che ci stanno effettivamente, però.
Però, eh. Ops. Scusa, 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 non volevo, non volevo. Ok, cavallo è legato. Reverend, where are you? Swanson, you in here? Reverend! Swanson! Ti stai incazzando, Arthur. Cos'era scontato che vincesse? Sì, Dio, con tutti i soldi che ha guadagnato in un anno, proprio doveva vincere qualcosa. No, no, del 2018 mi sembra proprio. No, no, del 2000, come migliore il GOTY l'ha preso God of War. Purtroppo, anche lì sarebbe da discuterne effettivamente. Qualcosa era scontato che vincesse? Ma votasti i giochi chi mettono i bimbi? Può essere. Cioè Red Dead Redemption 2, Spider-Man e altri. GOTY ha vinto God of War 4, esattamente. Qua non è. Per vedere dentro? Maledetto prete. Mister? Hey. Mr. Morgan. Oh, il reverendo? Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. Mm-hmm. No more shall I sink, sir. Quindi, I'm free. Bye bye Morfeo, benvenuto. Bacco e tabacco. You seem drunk. Sit down, Reverend, we ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us force liquor down his throat, friend. I just want to. Ma salve, Monsieur Micoicro. We ain't friends. Ah, un nickname complicatissimo. Secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. I'm gonna step outside and do a business here. I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. Oh, Dio children of God. Arthur è bellissimo, è meritatissimo il suo miglior performance. Anche se vi dirò che effettivamente... Effettivamente anche quelli di Detroit Become Humans meritavano di vincere almeno un premio, perché hanno fatto veramente una gran figata come gioco, come interpretazione soprattutto. Boh, sarò un po' vecchiotto io. Sarò un po' vecchiotto, io seguo i vari GTA dal primo per PC con grafica da sopra 2D, ma Fortnite mi sembra proprio per bimbi di 7 anni e 12, sì, è così, è proprio quello il target. Poi logico, sono anche bambini intelligenti, non voglio fare tutta l'erba un fascio. Io ne ho 12 e mi fa altamente cagare. Ma lì, signori, è un genere. Effettivamente ci sta anche come... Cos'è, nel senso come... Cosa? Momento, mettiamo un attimo in pausa mentre finisco di leggere e fare il ragionamento. Nel senso, è un genere suo, ci sta come... Come partitella del cazzo, un po' come era il... Come era il deathmatch su Halo ai tempi, o su Gears of War. È un genere a sé stante che fa il suo corso, che sono le battaglie, così, ma non è da criticare quello, è da criticare il fatto che abbia avuto questo successo, veramente, è una cosa inaudita. Micoicr sta per Cristiano Ronaldo, non ci vuole tanto, fra... vecchio, non seguo il calcio, non sapevo un cazzo. Comunque, signor Cristiano Ronaldo, è un piacere averla qui. Posso dire che sono felice che ha vinto God of War, anche se ci sono altri giochi migliori, o qualcuno mi uccide o al massimo mi banna, ma va, qua ci vogliamo tutti bene, signor Pace. Sì, Alessio, infatti dicevo che fortunatamente siete in pochi intelligenti, e almeno quello, che poi è anche carino, ma ci sono troppi problemi. Allora, poker, preso le carte aperte. Ha una regina un 10, una mano iniziale promettente. He committed about 5 cardinal sins just in that chair you're sitting in. Think he used to be. He's drifted a little in recent years. Life is a challenge to all of us. Call.
Ok. Hanno puntato. Abbiamo distribuito tre carte, come dite, flop. Ok. Tocca ad Arthur puntare. Tieni punto R2 per esercitare le carte comuni. Combinando la regina della sua mano con la regina delle tre carte comuni, Arthur può contare di una coppia, una mano ragionevole su cui può valere la pena puntare. Questa fase puntata, puoi bussare per non puntare niente, puntare o lasciare. Noi puntiamo, abbiamo una cazzo di mano promettente, puntiamo. I'm gonna go all in. Oh, I think you're gonna regret that. Che poi è anche carino, ma ci sono troppi problemi nel sistema di gioco, intendo. Detta come torno, ok. Check. No. Dopo la quinta carta comune detta River, ha inizio l'ultimo giro di puntate. D'accordo. I check. So here. Same what you call finishing strong. Big pile of nothing. Ok, questo me lo devo studiare perché non ho mai giocato all'Hold'em Texas Poker, per cui devo un attimo studiarmelo. Però può essere interessante. Può essere decisamente interessante da studiarselo, da imparare a giocarlo. All in, grande. Penso fosse un po' scriptata come cosa, però, Qua ve lo dico. Comunque, Marco, sì, il prossimo ritorno a Torino ad aprile sei obbligato a venire, lo sai, vero? Vedrò se riesco, vedrò se combino, altrimenti... ci si organizza in qualunque altro modo, dai. Comunque ci proviamo. Comunque sì, decisamente devo studiarmelo il Texas Hold'em, perché ho sempre giocato il poker classico e... o il poker da dadi, che è molto molto figo il poker da dadi. E altrimenti il poker però fatto con i dadi. Nulla di complicato, ecco. Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot priest wandering about? Sure, we saw him. Hanno usato e anche evitato. Comunque sì, decisamente ci si prova a venire a Torino ad aprile. Allora, conviene prendere il cavallo? Conviene prendere il cavallo. Un fagiano! Arca! Qua sembra la missione del reverendo, praticamente quella di... di Kingdom Come Deliverance. Cazzo, abbiamo ben ucciso Kratos, mi piace. Oddio mio! Dai, volevo depredarlo io, maledetto! Vieni, 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 corri! Corri, Arthur! Porca troia! Vai, vai! Magia potente. Come la nicotina? Su! Corri, 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 corri! Perché non ho mai corso finora? Sinceramente preferirei R6. Preferisco R6. Spara alle gambe. Ma noi siamo più del solito, non sono abituato. Sono abituato solo io e il signor Phoenix.
Signor Pazzi, signor Pazzi. Però sì, effettivamente è un po' strano essere così in tanti. Perché? Ma perché tutti sti problemi? No! Vaffanculo. Oh! You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. È un bravo uomo questo Felix, è un po' troppo un rabbono. Rimediamo subito, ecco. Si è beccato due proiettili. You wanted to die over this? Get out of here. Uno al culo e uno a un rene. E in più l'abbiamo anche depredato. Mi piace, mi piace. Oh, porca puttana. Cazzo di reverendo. Ah, porta solo guai quell'uomo. Oh, mi sta esplodendo un polmone. Buon. Mannaggia. Ok. Un po' di gomma alla cocaina, che fanno sempre bene. Mettiamo la resistenza un po'. Dai. Dai! Cazzo, che bella però che come scena questa. Ho trovato livello 3. Ah, sul serio? Oh, Dio mio. Sì, come dicevo prima, insomma, qui stavo puntando a fare una... Ah! Noi siamo il cowboy gentiluomo. La Madonna! Però mi sa che... Devo imparare ad essere un po' più cattivo in sto titolo, dai. Questo è un coglione. Questo se ci riprova gli sparo alle ginocchia proprio. Lo inchiodo là nell'accampamento. Sì, Arthur ha meritato tantissimo il premio di miglior, diciamo, performance. Mamma mia. Let's get you home. Home? Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? But... Ah, Dio mio. Okay. Uissa. Un sacco di patate, va bene, va bene. Hey, shot it back there. Ah. Okay, girl. Devi avere la cazzimma, più cazzimma per tutti, va bene, signor Pazzi, ci proviamo. Ci proviamo, ci proviamo. Mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. Signor Abby, spero vivamente che arriverà su PC. Che arrivi su PC questo gioco. Così poi ci si fa la crew. Ci si fa la banda, si va a depredare le banche, a rapinare tutti. Ci penserà lei a insegnarmi un po' di cazzimma. Io sono la vostra vocina nella coscienza, vi dirà: no, dai, rapinare la banca è un male. Non spariamo alla gente, picchiamola e basta. Proprio bello, bello, bello. A livello di sonoro è una roba immersivissima. Tranquillo. Poi le mega live collaborazioni malavitose. Assolutamente, assolutamente. Poi ti dirò, dobbiamo fare qualcos'altro assieme anche. Fare magari una serata, settimana, volentieri. Mi piacerebbe un sacco. Tanto un po' di giochini in comune ce li abbiamo. Magari un bel Soul Calibur, Worms, come diceva lei. Qualcos'altro, lo si trova, lo si trova.
Mi è obbligato a legarlo sto giro, maledetti. Ecco, un po' ostico il comando del cavallo ogni tanto, però ci sta, dai, ci sta. Guarda che figata che facciamo tutte le impronte del ferro. Mamma mia, la figata. Ah, reverendo, è ora di andare a far nanna. Nel suo letto, pure. Io l'avrei abbandonato qua vicino al fuoco, tanto cazzo me ne frega. Parapapam, parapaparapapam, pom. Quasi, così giusti, dai. You better sleep your way to salvation, my friend. Fino alla salvezza. What happened? Just the usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Ok. Abbiamo fatto schifo. Bene, vediamo un attimo cosa avremmo dovuto fare per far bene la missione. Vinci due mani e poi... Ah, ok, avremmo dovuto continuare. Riportare il reverendo al convento in 2 minuti e 5 secondi. Se, come no. D'accordo. Allora. Mappa. Avremmo la quest... Quella di Javier e Squella da poter fare, oppure sempre discussione debiti. Io cosa cosa andare a fare la discussione debiti e poi magari farci questa di José. Dai, discussione debiti, mi piace riscuotere i debiti. Altrimenti Dutch cos'è che vuole? Una corrente per le obbligazioni rubate. Dai, prima andiamo a riscuotere il debito e poi andiamo da lui. Ecco il cazzo che me ne frega. Questa è la cazzima che vogliamo. Perché non hai fucili? Ce li ho. Ce li ho, ce li ho, ce li ho. Praticamente. Allora, ti faccio vedere un attimino. Noi, finché non prendiamo, diciamo, delle fontine nuove, possiamo tenere, diciamo, addosso soltanto una pistola oppure un fucile e un arco. Tutte le altre armi noi le possiamo mettere sul cavallo. Però. Quindi di volta in volta dovremo andare a selezionare il cavallo, la sella del cavallo, e prendere praticamente l'arma che ci servirà. Anche perché non sarebbe realistico portarsi indietro 40.000 armi, per esempio qua. Andiamo nel cavallo. Qua cavallo. Ho visto pasto per cavalli. Ok. No, dobbiamo salire sul cavallo. Ok, saliamo sul cavallo. Non volevo mangiare le pesche, però... gioco. Hello, Arthur. Però aspettate, così mi viene una bella dormitina, me la farei prima però. Se vedo un'armeria puoi prendere la fondina. Potrebbe essere un'idea quella. Potrebbe essere un'idea. Poi comunque mi dovrei mettere un attimo a cacciare poi per procurarmi le pelli che mi servono di perfette. Viro. Allora, dormiamo un po'. Dormi fino a notte. Dormi fino al mattino, dai. I debiti si riscuotono meglio, diciamo, con un po' di ore di sonno. Costa $60. Puoi generare 4 armi contemporaneamente. Cazzo, bello. Non male, non male. Okay. Oh, vero, avremo anche la lettera da poter leggere. No, rasarmi? Anche no, stiamo calmi qui. Tonico per la salute, medicina, medicina aperta, medicina. Elisiro al ginseng. Tonico per resistenza. Provvisto, carne, caramelle, biscotti, gallette, fragole, mais, brandy, gin aperto, rum di guarma, bourbon del Kentucky, sigarette premium, sigaro, fagioli stufati,
Macchina fotografica. Oh, che bello. Che figata. Però io vorrei un attimo vedere provviste tonici. C'era un tonico per la barba. Per barba e capelli, se non sbaglio. Oggi beviamo anche questo, dai. Che figata comunque che è. Ti fa proprio l'animazione. Che stappa la bottiglia. È uno spettacolo. Uno spettacolo. Medicina, stimolante, stimolante, tabacco, tonico, 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 serum, stimolante, olio, medicina, siero, olio, medicina, olio, olio, siero, gomme, elisir, siero. Caffè macinato, carne, pesce, salvia, ok, ok. Vediamo, olio per armi, tonico per ovare i capelli. Pomata per capelli, per impomatarli, di dare lontananza. Che belle. Ah, giusto, questi qua sono quelli che dobbiamo trovare. È vero, è vero, è vero. Siamo cotti, dobbiamo un attimo riprenderci perché sennò veramente... Tutto per aver bevuto un po', maledizione, ma dai! Morning, Mr. Morgan! Hi, folks! Morning, Arthur! Oh, andiamo! You know, you're a good woman. Been at the bottle again, huh? La meraviglia, la meraviglia. No, ho stufato il vuoto, dai. Che cattiveria. Vabbè, Arthur Ubriaco è sempre figo. Si è messo a cantare. La meraviglia, la meraviglia. Ok. Allora è tempo di andare. Tanto ora la sboria non si è un po' passata. Credo che iniziare la mattina avendoci un bel room dei pirati. Proprio. Wow. Wow. How's the invalid? I'm okay. Well, good. Okay, I'll catch you later then. All right then. Yeehaw! Ok, andiamo. Sbaglio, il cavallo non è tranquillo. Cavallino. Allora. Tranquillo, tranquillo, tranquillo cavallino, su. Perfetto. Damogli un po' da mangiare anche. E possiamo andare. Perfetto, perfetto. Tutto sistemato adesso, dai. No, no, gioco adorabile. Veramente adorabile questo, signori. Bat. Thank you.
Non si scherza con Arthur Morgan, signori. Cazzi. $9 così mi piace. Mi piace un sacco. Bisaccia da sella, fede d'oro. Passano un po' di coyote. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Possiamo andare. Via prima che ci accusino. Col cazzo mi faccio incriminare. Maledetti. Perfetto, sto prendendo un attimo la chat. Ora è tutto ok. Perfetto. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Non lo so, qualcosa mi dice che comunque potrebbe essere dentro la cosa. Cavallino. Aspetta qua un attimo. Mr. Thomas Downs? Yep, that's me. You owe me money. We ain't a charity, Mr. Downs. Oh, come here, you maggot. Please, sir. Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. Non male, non male. I don't care about your family. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Andiamo, non voglio ucciderti, please, amico. Please, show some compassion. Please. Mai. I'm here, there's a reason I'm here. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? You have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money! Adoro, 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 adoro. Bella, bella come piano sequenza questa, madonna.
Spettacolo, spettacolo. Dobbiamo andare da Herstraus a parlare adesso. Ah, ok, c'è segnato laggiù. Possiamo anche togliere l'indicatore, però mannaggia loro, mannaggia. Già per tipo andarmene così a caso. Allora, Roach, torno subito. Non di parlare con nessuno, perché stiamo andando tra questa, allora dai. Ah, mi dice la roba, ma qua, che roba che è, mamma mia. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Lui è proprio un pezzo di merda, però. Madonna. Madonna, sei stronzo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. I'm hungry this morning. Bravo. C'hai fame, sono contento per te. Boh, che cazzo ne frega. Bravo, mangia. Ok. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo andare da Osè oppure andare un attimo a fare un giro in città, quasi quasi. Entrare così così alla stalla, dai. Adesso possiamo fare qualcosa di interessante. Direi che il mio cavallino si è meritato un trattamento di, non so, una treccia alla coda. O quel cazzo che è. Avanti. O una nuova sella, magari. Potrebbe essere un'idea, effettivamente. Potremmo andarci a fare un bagno anche noi, eh. Penso che ce lo siamo un po' meritati. Io ho fame, bravo. Della sedia. Che gli devo dire? Mangia, che cazzo vuoi, vabbè. Oh, un pastore. Scusa, cane. No, sta virando un po' troppo, cavallino. Ok, d'accordo, andiamo. Shit. Io volevo solo parlare, però. E mi provo subito la rapina qui.
Valentine, va bene. Emerald Ranch, d'accordo, d'accordo. Waltzing through here like you own the place. But the O'Driscoll's got designs on it. Just minding my own business. Che fai, cazzi miei? Non mi rompete. Va a finire male per tutti. Allora, caro il mio stalliere. Allora, c'è sito i cavalli. Ah, giusto, questo era il primo che avevamo? Sbaglio, sì. Stiamo vendendo a $9. Bah, bah. Bah. Allora, che ora abbiamo fatto intanto? È quasi luna, minchia, è quasi luna. È quasi luna. Allora, d'accordo. Cavalli. Trottatore americano, bello. Ungherese mezzo sangue. Figo. Olandese a sangue caldo. E la Madonna, quanta paura. Che cazzo. Ah, finalmente servizi. Ah, giusto, entrare in stalla col cavallo. Allora, vediamo un attimo qual è stato il messaggio, che è un po' indifferita. Schiffman, così mi sorprendono queste cose. Torno subito, signore. Cavallo! Torna qui immediatamente! Schiffman, follow the power. Ah, ok. La ringrazio, signor Schiffman, gentilissimo. Troia. Sì, serve il secondo monitor. No, non posso vedere così in ritardo i messaggi. Finx ha perso il controllo dell'oro. Ha perso il controllo dell'oro? Dell'oro. What? Finimenti i servizi. Equipaggiamento. You're gonna want a saddle that fits for you and the horse. Allora, beh, che sconto questa. Però ci è utile in qualche modo? Siccome informazioni, però. I had a drunk fella try and steal a saddle the other day. Thought it would fit under a shirt, the idiot. Ah, ha perso controllo ora, ok. Ha perso controllo della game. Non mi tornava, scusate, signori, scusate. Bella questa, cazzo. Questa è molto bella, per $70 così. Un po' troppo. Perché non mi dai informazioni però su che cazzo mi fanno queste selle? Maledetto. Cazzo. Come l'altra volta. Dai. Sella da vacchero. No, dai, orribile.
You know, a horse can tell when you're using a cheaper saddle. Ma le stelle sono solo estetiche o hanno abilità aggiuntive? Ti danno in teoria dell'abilità. Però se non sei un pirla come me che sbaglia in questo modo... Ok, equipaggio. Cazzo. Cazzo, buttar via $30 in questo modo mi rode il culo però. Bisaccia standard. Bisaccia la sella migliorata. Però non riesco a far venire fuori, che cazzo fa? Ti dovrebbe dare comunque qualche statistichina in più. Sottosella. So di per certo che le staffe ti danno qualche miglioramento, esatto. Vedi, tipo, staffe barocche praticamente ti aumenta la velocità, aumenta la accelerazione e la velocità di consumo, praticamente. Sono praticamente cose abbastanza interessanti, diciamo, ecco. Tutto il resto mi sa che è un po' più estetica, quasi. Sottosella Diablo? Mi piace. Bello Diablo. Roanoke. Wanija, più una cosa estetica tutto ciò. Coperta da campo, in lana. Lana imbottita. No. Aspetto. Criniera, abbiamo cose nuove. Naturale. Fare le mesce anche al cavallo. È contento, signor Paci? Ovo Sodo 93, benvenuto nella live. Buonasera, qualcuno sa dirmi se i progressi nella beta rimangono salvati una volta uscito l'online vero e proprio? Da quanto ho letto dovrebbero rimanere comunque salvati. Perché ho letto proprio questa sera un articolino in cui diceva che comunque tutti i progressi fatti nella beta verranno mantenuti per il gioco vero e proprio. Ogni cosa Diablo o Darkness ci piace. Hai proprio ragione, signor Pace. Hai proprio ragione. Anche qua con i Dread. Anche no. Oh, bello il Mohawk. Ah, no, questo è il Dreadlock. Prima era intrecciata. No, beh, il cavallo con i Dread non... no. Anche no. La coda naturale. Normale, corta. Cazzo, ci sarebbe tantissimo così lunga, però. Bella, grazie. Ma di nulla, anzi, è stato un piacere, messere. E comunque benvenuto nella live. Lunga. Allora, ora facciamo lunga, ora facciamo... cazzo, fare l'intercetto sarebbe tanta roba, però, è un'arma vera e propria. Conti fatti. Dai, intrecciamogliela. Intrecciamogli la criniera. Sì, la criniera, la coda. Didn't think this horse could look any better, but there you go. Oh, che classe che c'ha adesso. Mamma mia. Le mesh al cavallo mi piace. Soprattutto dread colorata, lol. Ok, allora. General Store. Sciogli le trecce ai cavalli. Corrono. Cheat canzone molto vecchia.
Penso di non conoscerla. Misura la temperatura dei testicoli. Non puede. Il mio cavallo è una donna. È un cavallo donna questo. L'ho chiamato Roccia apposta. In onore del grande Geralt di Rivia. Che tiene soltanto cavalli bai. Marroni. Femmine. Perché i maschi praticamente erano semplicemente difficili da gestire. Quando vanno in calore non capiscono più un cazzo. No, allora quella rettale. Provviste. Allora, cibo in scala, cibo fresco, liquori, tabacco, no. Tonici sono a posto, caccia e pesca. Vediamo un po' che cos'è di interessante. Lozione antiodore. Grandisci la visuale. Frecce. 45 centesimi l'una. Ne abbiamo 30, siamo più che a posto. You like that? Ah no, 45 centesimi per un fascio da 5. Beh, il diavolo. Perfetto, perfetto. Mentre questa impedisce all'odore umano di diffondere l'usabilità di essere rilevato dagli animali. Può essere molto interessante se diciamo di andare a caccia. Tra gli abitori di taglia media nelle vicinanze. Esca per predatori. Taglia media nella vicinanza. Un dato di 5 grilli vivi eccellenti per i pesci di cima e dimensioni medie. Però ci manca la canna da pesca. Orologio alla tasca. Mostralo. Orca puttana. Non conosce la canzone Sciogli trecce cavalli? Come si fa? Signor Pace. Non conosco tante canzoni italiane. Mi dispiace. Cazzo, questo possiamo vedere l'ora. Effettivamente è logica come cosa. Bello. Spettacolo, adoro queste piccole chicche. Oh, abiti. Completo. Leggi. Per chi cavalca veloce come il vento, una delle caratteristiche di spicco del nostro reparto abbigliamento è la presenza di questo abito elegantemente confezionato per tutti quei lavoratori taciturni che gestiscono il bestiame nei climi più freddi. Con una giacca da ricognitore foderata in lana, dei chaps a tubo di pelle ingrassata e degli stivali da sella, è l'abbigliamento perfetto per prendere al lazzo gli animali più scalpanati dal branco, sbatterli a terra, guardarli negli occhi e borbottare: ti ammazzo. I denti serrati mentre li legate e vi preparate a capire chi ha le corna più dure. Preparati per tenere le forze della natura al loro posto per sopportare le analisi e gli esami più minuziosi. I capi del lavoro sono funzionati con rispetto. Non si è mai piaciuto vantarci perché possediamo i migliori prodotti sul mercato e siamo i leader in tutte le linee di abbigliamento, mentre le altre aziende che gestiscono il fuori sono spesso patetiche e pietose. Questa è la semplice constatazione, non un'opinione o una speculazione. Se bisogna di capi ancora più grandi, sappi che addebitiamo un piccolo extra per il tessuto aggiuntivo. Senza l'aggiunta di pubblicità, la nostra missione resta quella di trattare tutti in modo onesto, cortese ed equo, indipendentemente da quanto siano diventati grassi e ributtanti. LOL. Mi sa che sono un po' troppo vecchiarello io. Marco è un mai stato vecchio. No, Marco è un sono vecchio dentro. Sono sempre vecchio io. Sono sempre stato vecchio, è diverso. Quanti anni ha, signor chef? Così per curiosità, adesso mi ha messo un po' di curiosità. Io giovane ma la conosco. Diciamo che è un po' sono riduttante alle canzoni italiane, semplicemente. 103. No, però le descrizioni sono qualcosa tipo di totale proprio. Austero come l'anonima cittadina del Midwest. Tutti i capi sono garantiti per essere esattamente come sono presentati. Ti presentiamo lo stile più popolare nell'abbigliamento, adatto sia al lavoro sia al tempo libero. Il lungo spolverino, il gilet classico pettinato, il camicione di cotone con un colletto in twill, i pantaloni di alta qualità, gli stivali quick draw a punta squadrata e il cappello da piantagione in stile scommettitore si completano con un paio di guanti da cavalleria in pelle conciata. La disperazione può essere pittoresca, ma quando si indossa un abito che trasmette sofferenza o risentimento si diventa immediatamente un peso per la società. 35. Boh, dai, ne ho 28 io, per cui siamo lì quasi, sono vecchio dentro, ho la tua età, diciamo, nel cuore. Ha detto i clienti,
Ha detto di tutti, i clienti interessati a questa linea di abiti sono uomini che riescono a mostrarsi allegri anche mentre sopportano il dispiacere. Non sono antipatici, magari non sono galanti come quel soldato in uniforme che è appena tornato dal torcere il collo agli stranieri, ma poco si manca. Capaci di dominare qualsiasi macchina o animale, potrebbe a volte scavare nella borsa e brandire un'armonica per poi suonare un amabile motivetto. Carino, ci sta. Mentre questo abbigliamento su misura per distinguersi, qualità superba. 28? Cazzo dici? Vabbè, 27-28, siamo lì. Sì. 28 l'anno però, fra poco. Mamma mia. Cos'è? Siamo svegliati male oggi, signor Evi? Che tutta questa precisione? Il pressapochismo che ci piace a noi, dov'è? La spannometria? Insomma... Per alleviare la massacrante fatica di lavorare in sporche, umide e brulicanti città e avamposti come Valentine, offriamo questo abito fatto su misura, sicuri di regalare un sollievo per quei giorni in cui la colonnina di Mercurio supera i 30 gradi, con redingot lunga, tuta intima a collo aperto e un gilet classico elegante, si completa di eleganti pantaloni con motivo, stivali da sella e cappello da piantagione per proteggersi dai raggi del sole. È pensato per quei raffinati lavoratori gentiluomini che spesso non fanno distinzione tra un nemico e un infermo sbavante, attingendo alla loro faretra di di volgarità solo quando assolutamente necessario. Un elegante contegno non è solo gradito nella conduzione degli affari, ma è necessario in una società per regolare i rapporti con le persone con cui la società non riuscirebbe altrimenti a trattare. Vero? La barba d'oro è tradizionalmente più antico. già. Diciamo che sì, mi manca la barba, l'ho tagliata perché ho bisogno di regolarla un po', perché era, diciamo, l'avevo un po' massacrata, però effettivamente sì, mi manca la mia barba, la mia vecchiaggine che avevo. Sì, sembro un bambino senza barba io, effettivamente. Allora, Rudy, che indossano i Chaparayos anche in casa. Vorremmo richiamare la tua attenzione su uno dei più pregevoli abiti presenti nella nostra offerta. Lo splendido soprabito a tubo su misura con eleganti bottoni in ottone, la camicia di tutti i giorni, i chaps a tubo bicolore di cuoio, gli squisiti stivali tornando e il cappello da piantagione con banda di pelle accentata si adattano e si completano a vicenda in un modo che non è possibile esprimere nemmeno attraverso le rappresentazioni degli illustratori. Per godersi una clamorosa dose di soddisfazione acquistando questo abito, che si ispira ai dintorni di Valentine. Bisogna essere pazzi per non investirci del denaro. Sempre detto io. La bellezza del disegno e la qualità del materiale utilizzato, tutto rasenta alla perfezione, poiché si dice che chi lo indossa possiede nobiltà d'animo, sa destreggiarsi tra i piaceri della compagnia di una donna, a volte anche con più di una contemporaneamente. È rispettoso e cordiale, espressivo quando serve, cavalca un nobile desiderio in città, con la folla che gli si rivolge un'occhiata di poco di desiderio, domandandosi a voce alta che tipo di uomo sia, abbassando prontamente gli occhi quando lo incontra il loro sguardo, confidando a loro stessi che sono dei miserabili e che sono probabilmente non faranno molta strada nella vita e moriranno da soli e senza il becco di un quattrino. Ordino oggi stesso, ma convinto, io lo compro. Lo sto trollando un pochino, ormai siamo in confidenza. Sì, madonna, più confidenza di così, veramente sì. Non saprei. Visualizza. Bello. Figata. I sell out of that pretty fast. Siamo un cazzo, questo è bellissimo. La tua temperatura è calda. Il Dewberry. Cazzo, il Valentine è stupendo, però. Lo so, capisco l'ironia. Allora, tutti gli abiti. Io non ho visto il Clermont. Anche no. Il Corson. Ok, questo è proprio fabbrica, tipo.
bottigliare. Un attimo che mi guardo la notifica, perché sennò Narako 666 mi sta ostando. Ma grazie mille, gentilissimo, gentilissimo messere. Allora, il Valentine mi piace un sacco. Cazzarola, bello. Però anche il Dewberry, porca troia. $103 però. $103 sono tanti, sono tanti tanti. Cappello da cacciatore silenzioso, ricognitore militare, piantagione, cappello Big Valley. Vediamo un po' com'è. Ci sta, ci sta. Cavalleria logoro. Cappello da bulldogger, mi piace. Ha il suo, decisamente il suo perché. Cappello paragon, troppo messico. Spolverino. Oddio, potremmo comprarci solo lo spolverino, magari noi? Ci starebbe, dai. Redingot classico. Cazzo, questo è bello. Questo mi piace un sacco, però. Cazzo, questo colore qui sarebbe veramente magnifico. Sbarbito a tubo. Bello. Madonna. Vabbè, questo qua è... Aspettate, questo? Sì, questo qua è il soprabito presente di Stan di Monkey Island, praticamente. Camicia, camicia. Ah, camicia comune, vediamo. You like that? Bella. Enjoy. Questa mi piace. Mi piace un sacco, un sacco, un sacco, un sacco. Gira con un paio. La madonna. Un po' troppo, un po' troppo. Phoenix sei diventato popolare. Che si fa? Questa cosa non mi piace. Ti preferisco quando eri. Eri di nicchia. Sei cambiato. Lo fai per i big money. Mi tolgo l'iscrizione. No, signor Passi, non lo faccia. Ok, ok. Che gira classico. Direi quasi quasi. Questo qua gessato mi piace. Gile starzoso. That's mighty popular these days. Carino, carino, ma meh. Ecco, adoro questa cosa di sto gioco. Il fatto che puoi proprio metterti a perdere tempo a cercare proprio vestiti. Queste cazzatine bellissime, le adoro. Una figata. Gis da sella. Cazzo. Ci starebbero un sacco questi. Altrimenti, pantaloni comuni, pantaloni da lavoro, selle imbottiti, con risvolto, pantaloni da città. No, avrò dei tipo questi pantaloni da sella. No, non ci sarebbero questi, come intendo io, che hanno la protezione sul cavallo praticamente maggiorata. Anche qua sarebbe da mettersi e leggere praticamente qualunque cosa. Visualizza. Guanti da sella. Guanti da cavalleria. Ci potrebbero stare. Battaglia con incrocio posteriore. Ok. Cazzo, belle. Taking a shine to that. Incrocio posteriore oppure pelle pregiata? Those go pretty fast. No, fa troppo salopette. Chaps a tubo.
Oh, questi volevo. Devo mettere sopra i pantaloni. You like the look of that one, huh? Cazzarola, cazzarola, cazzarola. Ah, possono farmi tutte così. Mamma mia, quante roba che sarebbero da stare a guardare per dar tempo qui. O anche solo leggere le descrizioni di qualunque cosa. Sarebbe uno spettacolo. Accessori? Ah, saranno gli speroni. Speroni e guanti, ok. Ah, però aspettate, magari per un soprabito, ora che abbiamo cambiato camicia, ci potrebbe stare. Tipo, uno spolverino. No, non mi convince. Soprabito classico. Soprabito tubo. Ehi, cazzo, questo è bello. Questo è bello forte. Questo è proprio bellino. Però facciamo anche no, dai. Basta, 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 basta. Ok, fine. Phoenix è l'amante dello shopping, prossimamente su Netflix. Phoenix è, ma come ti vesti? Prossimamente. Thanks, mister. Oh, almeno ho preso una camicia nuova, sono contento, dai. Just get out of my way. Dai, è stato un errore, su, signori. Oh no, di nuovo lui. Hello, wouldn't merely kiss indoors. Hey there, cowboy. Feel like having a good time right now? And everything. We didn't care. Not a while. Guess you don't want a good time. Perché non riesco mai ad accettare l'offerta di una signorina? Proprio. Cienzo Miccio, spostati, adesso c'è Phoenix. LOL. Caro mio, cibo? Sfoto di Manzo, fratelli e Daniello. Ma, bello stufato di Manzo, me lo mangerei. Molto bene. Io volevo un attimo andare a lavarmi però anche. Potremmo giocare a poker, ma mi sa che perderemo come degli stronzi. Perché non so giocare. Semplicemente. Allora, mappa. Proviamo ad andare nell'altro saloon, va. Oddio, quello che abbiamo salvato prima. Listen, friend, I know I can never repay you, but how about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item? Huh? On my tab. Oh, well, addirittura? Thanks. Yeah, seemed like the least I could do. With him being sent straight from the Almighty to save my life. Yeah, the Almighty. Always a doubter, you are. This world, not the next one. Anyway. Beh, ne valsa la pena. Ne valsa veramente la pena. Ma gentilissimo, se vuoi riscattare un oggetto gratis, quindi, bello. Watch yourself. Fine, voglio stufato questo gioco. È abbastanza, abbastanza. Spettacolo, veramente spettacolo. Bellissimo, bellissimo. Hello. Thirsty again, are you? Hello, mister. Hey. Gentlemen,
What'll it be then? Birra, una birretta con lo stufato di manzo ci sta, però per buttarlo giù. That your fella? The old one? This here. Yeah, he's mine. Well, you better watch out for him. He's looking for a knife in his belly from some of the boys here. Così, bello relax. D'accordo, d'accordo. Fini, intanto si toglie l'audio dalla tua voce. Ah, oh, cazzo, beh. Quello è il problema del microfono. Merda. Thanks, partner. Hey, mister. Hello, sir. Ah, proprio così? This is turning into one of them days. Uh-huh. Bisogna che mi basta parlare con la gente per aumentare la mia reputazione, ok? How do you? Hello, gentlemen. Nice to see some friendly faces around here. Greetings, amigo. Anyway, folks, please don't mind me. Keep your head on the swivel. Momento, momento, momento. Oh, sta suonando il coso. Il pettine con l'elastico. Figata. Ciao, bello. Da smettere, era bellissimo. Maledetto. Ma se uno volesse andare a dormire da qualche parte, proviamo in questo saloon, dai. Scusate, un po' troppo entusiasmo. Scappare anche i musici. È stato un errore. È stato troppo entusiasmo nell'avvicinarmi al musicante. Red Dead Redemption 2 insegna che. Beh, effettivamente è così. Purtroppo. Find out. Hey, folks. Niente? Va bene. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa, perché qua sennò va per le lunghe. Mi conviene andare praticamente in città, nell'accampamento più che in città. E fa aspettare un attimo che venga giorno. Andiamo un attimo a dormire, così almeno non ci pensiamo più. Perché sennò è lunga aspettare fino alla mattina che apre il negozio. Perché voglio andare a prendermi un'arma nuova. E dai, mi regalano cose, perché non la sfruttiamo. Porca puttana. Devo cambiare suono. Che cazzo. Attimo che arriva la notifica, intanto ringrazio già chiunque sia stato. Ah, essersi iscritto. Mamma mia, il colpo. Oh mamma, oh mamma, oh mamma. E ma allora, è giorno? E che cos'è? No, è notte ancora. Albirn 90, benvenuto nel clan, benvenuto nel branco. Sebbene mi costerete tutti quanti un mezzo infarto prima o poi. Però benvenuto, benvenuto. E grazie mille per il follow. Allora,
E la sta salpeggiando. E che cos'è? Allora, accidenti uno dopo l'altro. Io quella di Inception. Ah, cazzo, beh, dai, carina. No, io ho dovuto mettere un piccolo omaggio a una saga che mi ha cresciuto, diciamo. Fin da piccolino io sono sempre stato un grande giocatore di Final Fantasy. Per anni è stato veramente l'unico gioco che giocavo, l'unica saga che ho giocato praticamente. Per cui era doveroso mettere almeno. Almeno i suoni. Benvenuto nel Darkness Club. LOL. No, più che altro sto cercando di mettere anche, sto pensando di mettere magari per il sub o per le donazioni o qualcosa del genere, la fanfare della vittoria di Final Fantasy 6, che secondo me è una delle host più belline a livello proprio di fanfara che hanno fatto nei vari capitoli. Good morning, Art. Lasciatemi dormire, ok? Oh, andiamo. Dai, perché non mi fai dormire, maledetto? Allora, cappelli. Cosa avremmo? Cappello da giocatore Arthur. Okay. Cappello da cacciatore silenzioso. Bello! Da giocatore logoro. Mi piace. Soprabiti. Ehi, cazzo, abbiamo uno spolverino nero di base? Abbiamo altri indumenti caldi per proteggersi dal freddo. Non troppo pesante. Però già che la pistolero è tanta roba. Effettivamente. Fu così che arrivo prima mattina. E senza dormire. Cambiando gli abiti. Questo è diventato troppo popolare, sei una persona falsa. Cancello i contatti, pulizia contatti, buongiornissimo caffè. Sì, 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 uso il dire, signor Paci. Cazzo, andiamo di spolverino, dai, al diavolo. Ok, 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 ci siamo. Gilet, possiamo mettere qualcosa? Ah, questo è bello. Nessun gilet, nessun gilet. Camice, pantaloni. Pantaloni di lavoro, pantaloni da città che ho risolto, pantaloni da ranch. Ok. Bretelle, chaps, stivali. Oh. Stivali Roper Logori, quelli che abbiamo. Stivali da lavoro. Cazzo, questi sono fighi però. My face is red like a lobster. I fell and broke my poor lobster. Di lusso, scegli variante. No, dai, lasciamo quelli classici. Buon salve, signor Christian Maiale. Benvenuto nella live. Io ho appena finito di giocarci. Oh, molto bene, molto bene, molto bene. Come le è sembrato? Le è piaciuto? Così che è arrivato veramente mattina. Sì. Speroni. È che è una cosa che non ho mai fatto, per cui... No, anche no, dai. Bandane. Cazzo, la bandana la voglio. Ci sta tantissimo. Ho il fazzoletto. No,
Meglio la bandana, mi piace di più. Cazzo, siamo cattivissimi così. Mi piace. Troppo bello come gioco, sono al terzo capitolo e gioco da 6 giorni. Ah, minchia. Complimenti. Cinturoni. Fondine principali, fondina di Arthur, ok. Bandoliere. No, dai, mi sa esagerato una bandoliera anche. Oh, ma siamo bellissimi. Siamo veramente bellissimi. Io posso salvarlo, questo? Aspettate, bisaccio, bisaccio di Arthur, ok. Salvabito. È stato uno, mi piace, mi piace. Poi pian pianino lo andiamo anche a modificare. Cavallo! Arthur. Good morning. Questo silenzio di Phoenix quando Arthur mi inquieta. Quando Arthur canta mi inquieta. LOL. Maledizione. Dio mio, ti prego. Io cosa ho fatto di male? E le due conduci. Ma mi sei proprio buggato. Ah, ok, si è sbloccato. Perfetto, grazie mille. Madonna, mi si ero bloccato completamente. Fermati, cavallo. No, io voglio andare, voglio andare, voglio andare, voglio andare. Il cavallo buggato, che bello, lol. A Valentine. Che devo andare a comprarmi un'arma. Abbiamo detto. Visto che me la regala il tizio che ho salvato, a cui ho salvato la vita. Tanto vale approfittarne. Ora che siamo anche bellissimi. Oltre che letali. Op, 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 op. Avanti. Ah, la rilassatezza proprio. Mettiamo le esperienze dinamiche così posso bere in tranquillità. Che è una modalità fichissima. Da dove giochi? Il gioco l'ho preso su PS4. PS4 Pro, in realtà. Anche se ero stato tentato di prenderlo su Xbox all'epoca. Però sicuro quando uscirà su PC poi me lo rirecupero. È un gioco che va rigiocato anche questo. Non abbiamo detto che comprare le armi era inutile. Era inutile, ma se uno te le regala, chi sono io per rifiutare, insomma, pace? Se uno ha soldi in più, io sono qui per prenderli. Pura politica della vita, cioè. Uno ti vuole dare 200 euro, che dici? Gli dici di no? Insomma, signor Paci. Allora. No, finché la roba è gratis, è sempre ben voluta. I regali si prendono e basta. Esatto, a caval donato non si guarda in bocca, si suol dire. Ok, piano qua, che non voglio urtare qualcuno e trovarmi la polizia alle calcagna.
Là sta succedendo qualcosa. Non so se sei accorto, ma la live va a tratti, non so perché. Oddio. Madonna, come, perché? Perché sta cosa? Un momento che devo controllare un attimo le impostazioni. Ho avuto un calo del frame rate, del bit rate. Ho perso un po' di fotogrammi effettivamente con le impostazioni. Però dovrebbe essere a posto adesso. Ho avuto un calo della connessione, purtroppo. Mi sa che qualcuno di là ha attivato Netflix. No, mi sono perso la rissa. Maledizione. Vabbè, non importa, dai. Anche a me adesso è fluida. È voluto un piccolo calo io nell'upload. Yeah, welcome. Well, I use this space as a blacksmith too, so let me know if you need me to grab something for you from the catalog. Beh, guardiamo il catalogo allora, dai. Levo le pistole. Cannalisce, munizioni e accessori. Costa tutto zero. Che spettacolo, che spettacolo, che spettacolo. Allora, fondina migliorata, cosa fa? È veramente l'usura di tutte le armi del 100%, cazzo, è bella. Incrementa veramente la sicurezza con il caricatore del revolver e pistole, che non è male per niente. Mentre la bandoliera. Altrimenti, qua abbiamo munizioni, ma eviterei di sprecare in questo modo. Carissimo, devo salutarti, è sempre un piacere passare di qui. Buonanotte a tutti, ma buonanotte signor Abby, alla prossima. Grazie mille per essere passato, per la compagnia che ci ha fatto. Troppo, troppo, troppo gentile. Perché non posso comprarlo? Ah, immagino che dobbiamo avere una reputazione alta. Allora, fucile a canne mozzi in possesso, in possesso. Vabbè, non posso comprare armi, allora che cazzo è? No, spingo la canna rigata. Potremmo comprarlo questo, effettivamente. Varmint a canna rigata. Lancaster a ripetizione. Pistola Mauser. Pistola semiautomatica. Pistola Volcanic, bella come nome. Cazzo, però un revolver mi. Questo è quello che ho. Se non fosse per tutti i bounty running around New Hanover, I'd be out of business. Non lo so, voi cosa mi consigliate? Io così quasi però punterei anziché un fucile, un'arma, che tanto bene o male non posso comprare un poco o niente, perché buona parte di roba ce l'ho, l'altra non mi è reclusa praticamente. Punterei quasi quasi a magari un cinturone o una fondina. Però così quasi il cinturone potrebbe essere più interessante, visto che comunque uso tante più revolver che non fucili. Buonanotte, ora che so che ci giochi a Red Dead, passerò più spesso. Notte, buona live. Buonanotte a lei, grazie mille, signor Christian. È gentilissimo, gentilissimo, gentilissimo. Allora, cosa proponete? Un momento, aspettate. Tutto questo che state dando? Ah, cazzo, l'1.40, così. Suggerite. Signor Paci, lei che è il mio braccio destro, mi dica, lei cosa prenderebbe? Beh, l'olio anche no. Devi dire, ho il cinturone o ho la fondina. Così quasi. Lascerò anche il follow. Troppo gentile. Troppo, troppo gentile. Grazie mille. Grazie mille, bello. Sarebbe $58. E cazzo, bandoliera però converrebbe, perché sarebbe 70 di base. Altrimenti come armi? Nella madonna. Me lo dovevo aspettare però. Che cazzo. Cazzo, questo costerebbe 120 prima però. Costerebbe 120. E ha un'ottima gittata però. Cadenza di tiro un po' schifosa. Però un ottimo. Un ottimo fucile da lontano ci starebbe.
Altrimenti 72, 72, 90. Sì, io andrei a sfruttare qualcosa magari che mi è utile, ecco. Questa è una pistola, io preferisco il revolver, però. Mi piacciono di più. Poker. Spero di Perhaps you could rivederla join me e di later rivedervi in a presto. Smithfield. Bon, penso che anch'io andrò a dormire. Notte a tutti, è stato un vero piacere, signor Evolfini. È stato un vero piacere per me, signor Every chef. È man stato gonna have a veramente revolver. un onore, un grande onore. Prendi quello che costa di più, tanto adesso è gratis. Eh sì, l'idea è quella, però avere un altro fucile un po' mi rode il culo, ecco. Cazzo, farei un fucile a cecchino, ma non posso. Comunque, meglio i revolver. Hanno anche più classe i revolver, dai. Oltre a fare più danni, comunque. Comunque, come dicevo, buonanotte. Buonanotte a tutti i signori che sono andati e grazie mille a tutti per il follow. Allora, If you need anything, facciamoci. let me know. Bandoliera, bandoliera. Cinturone, dai, al diavolo. Mentre la capienza dei. Perché non so decidermi in queste cose? Maledizione. Capienza di caricatori. Good, Dai, good. questo, al diavolo. 62, ok, basta, 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 basta. Basta così. And that would be good. Oh, wait. You're that fellow who had the fight with Tommy outside of Smithfield? Yep. People are still talking about that fight. I ain't. Fair enough. Neither's Tommy. Anyway, how can I help you today? Allora, vediamo. Potremmo modificare quello che abbiamo quindi, eh? Modifiche estetiche. Metà. Oh mio Dio. Sul serio? Sul serio mi state dicendo che posso modificare la lama del mio pugnale? Beh, dico così. No, è troppo tamarro, dai, please. Acciaio brunito, acciaio resistito, acciaio bluito. Acciaio brunito è bellissimo. Dio mio, che figata. Ah, vi odio tantissimo. Adesso siamo solo io e te, signor Phoenix. Non lo so, vedo sul counter che siamo in 6 persone, però non saprei dirti. Prova a vedere sulla chat chi c'è, chi non c'è. Revolver Cattleman. Pulisci arma. Componenti. Impugnature. Cazzo, quella debole è bella. In perla, che bella. Rigatura migliorata, bellissimo. Però potenzierei più avanti, personalmente. Mirino base, mirino migliorato. Possiamo farla tutta in acciaio brunito. No, che spettacolo, che spettacolo. Incisione. No, vabbè, ma cos'è? Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Spettacolo, che spettacolo. Oh, si allunga, signor Paci, si contenga. Si contenga, si contenga. Intagli?
Vabbè, no, vabbè, gioco definitivo questo, signor Pazzi. Ok, direi però che per oggi abbiamo finito, almeno con l'armaiolo. Allora, lì c'è il dottore. Se volessi andare a dormire, farmi fare un bagno. Tipo. Evidentemente questo non posso però, in questo saloon. Va bene, non importa, non importa. Quindi volevo far lavare invece. E invece no. Allora, vediamo un po'. Se rimangono le missioni, quella la lettera che abbiamo ricevuto, praticamente. La cosa di José nell'Emerald Ranch, altrimenti quella di Javier è quella. Però questa cosa aspetterei a farla perché dobbiamo andare a cosa? A Blackwater, dove siamo ricercati, per cui sarà comunque complicata. Ma quanti giorni non si trova questo Arthur? Beh, da quando abbiamo iniziato. Ma siamo nel Far West, signor Paci. Non era tanta usanza lavarsi, anche perché non ce n'era possibilità più che altro. Strillone, non ti sento strillare, però. Oddio, lui, il mio amico. Dai un dollaro, dai. Dai, mi fa troppa pena costui. Cioè, poraccio senza un braccio. Tutti che non se lo cagano. Mi sa che avete ragione. Sono troppo. Cane! Cane! No! Carino lui, scodinzola. Va bene. Abbiamo altre taglie. Oh, povero. Sono dolcito anch'io. D'accordo, dicevamo. Mappa. Di andarci a fare la quest. Questa qua giù. La di José, quindi, dai. Ups. Sorry, sorry, sorry. In really sorry. Yep. D'accordo. Ok, allora, con calma, avanti, 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 via.
Look who we found! Barry and boys! Ah, buon cielo però. Cazzo! Bisaccia qua, oggetti. Cibo. D'accordo. Mamma mia. La medicina per la salute aperta. Ok, così, dai. Oh, che figata l'animazione, anche che si abbassa per dare il coso al cavallo, la carota. Figli di puttana, come mi tengono gli agguati. Ok, dai, avanti. Easy now. Okay, questa è zona da cervo, però, Qua può essere interessante. Ma così le due. Certo, perché non si rende conto dell'ora. La ringrazio, signor Paci. Troppo gentile, più che altro non ho modo per vederla. Ho messo lo schermo un po' più grandino adesso qua del player qua sul cellulare, quindi non ho più la visualizzazione dell'ora in automatico. Qui è un po' complicato. Pensavo, ma ci sto giocando più di quanto avrei mai creduto sto gioco. Pensavo avrei abbandonato dopo poche ore. Conoscendomi. Hey, mister. You look like a man on a mission. D'accordo. Allora. Oh my god, che è successo qui? What happened? My horse collapsed. I don't know why. It's my friends. I'll see what I can do. Yes. Yes, just lift as hard as you can. Oh, ecco signora. Oh, thank you. Sure. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor dumb animal. Oh. Eldred,
Well, thank you. Beh, di nulla, è stato un piacere, signorina. It's selfish of me to ask, I know, but would you mind taking me home? Not sure if my leg will get me there. Beh, perché no? Sure, be happy to. Non dice mai di no, signorina. Thank you so much. Do you know Valentine? I live there. No problem. Come on, girl. Sali da sola? Ok, e si torna indietro. Molto bene. Certo, le potevo anche rifiutare, ma... Dicevo, non si rifiuta mai un favore a una signorina in difficoltà. I don't normally travel this far alone, you know. I was off inquiring about a possible new line of work. I'd borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband... Well, it's just me and my boy now, and it's hard to find work. I'm sure it is. A good opportunity. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. Yeah. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Effettivamente. Effettivamente. I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. Mi sa che vorrà proprio approfittarne questo. Even if they do seem odd. Carina questa quest, sì, molto carina. Pensando poi che è una quest attivata così a caso, andando in giro per la strada. È molto 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 bella. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. Beh, ma si figuri, signorina, si figuri. E che cos'è? Se non ci si aiuta un po' così? Che razza di gentleman siamo, dai. Bene, arriviamo. Ci siamo quasi. Oh, ma gentilissima. Ma'am, will you be all right from here? I'll find my way. Thank you, sir. Ottimo, ottimo, ottimo. E ora si riparte. Let's go, let's go. Ho avuto un piccolo collasso il cavallo, ok.
Perdono, perdono. Effettivamente sei un po' di merda, ecco. Col pelo, poraccio. Let's get you looking good. Take it easy. Ecco, ecco, bellino lui. Sorry, girl. Anzi, bellina lei. Okay, girl. Guarda come è già più felice. Ambientale è qualcosa di mind blown proprio. Spettacolo. Però qua che cazzo c'è? Cos'è? Ah, dove estraggono petrolio qua. Ok. D'accordo, d'accordo. Ah, ci sta. Manca un po', quasi quasi. Io mi fermerei un bello spiazzo. Dove potrebbe essere? Potrebbe essere qua su un bello spiazzo, effettivamente. Easy, easy. Dai. Posso ancora caffè, bovino, vino, castagina adulta cotta. Ok. Che non cambia un cazzo qui? Vabbè, non importa, non importa. Allora, dormiamo fino al mattino, dai. 13 orette di sonno, ce le siamo meritate. Qua lo smantelliamo. E dire un attimo che salviamo, così siamo sicuri di non perdere nulla. E dalla prossima andremo a farci un attimino il discorso. Signori miei, io vi ringrazio tanto per aver seguito la live.
E alla prossima, direi. Buonanotte a tutti.